Dialoga, tutto esiste e tutto ha un perché. Dire che proprio il mio metro di valutazione dei pezzi è emozione istintiva, che vedo mi deve emozionare, mi deve trasmettere un linguaggio. Io dico che col denaro si dialoga ed è questo il dialogo che nasce. Come pezzi assolutamente diversi, di stili diversi, possono convivere benissimo se c'è il dialogo. Daina in questo momento deve fare moltissimo, anche perché è anche il momento in cui c'è un'opportunità, un'opportunità di innovazione, di cambiamento, di zero. Ed è stata una lezione durissima per tutti noi, ha insegnato tantissimo, ci ha fatto capire quanto, per esempio, la casa è importante, non è un luogo dove vai velocemente, fuggi perché sei preso in viaggi, spostamenti, incontri. Sotto chiusi nelle nostre case, abbiamo dialogato con le nostre case, abbiamo imparato cosa vuol dire chiudere la porta e sentirsi sicuri. No, io credo che si renderà subito. Noi con Milano abbiamo fatto la Design Week, per esempio, ed è stato un atto di grande coraggio e di grande amore. Sapevamo che non avremmo avuto pubblico, però ha voluto dimostrare alla città che ci siamo, che l'abbiamo, che dobbiamo recuperare tutto il tempo perso e con la forza, l'energia, l'ismo e tutti insieme ce la facciamo. Sono Rossana Orlandi, galleria da circa 15 anni, è molto particolare che sempre più che mai viene definita non galleria ma home. Ho sempre cercato di fare e di mettere proprio a agio tutti i designer che vengono, sentirsi partecipi nello spazio. Tutto Damiano Spelta con la sua canna da pesca che la trovo straordinaria, la poltrona di Lotte Stein, australiano, e le lampade Mara Morel, veramente un concetto che lo trovate molto nuovo e molto belle anche tecnicamente. Entusiasta del mio lavoro, adoro il design e amo molto i designer. Il lavoro non è solo quello di scoprirli e di presentarli come può essere al Salone del Mobile, ma di continuare a collaborare con loro, diventare grandi insieme. Da un primo progetto poi ne sviluppiamo molti altri. Proprio questo rapporto che si crea. That in the design the use of new material. So why not to use replastic? And I call it renaissance of the plastic. That's why it's called replastic. It's this idea of recycled plastic turned into beautiful objects. It's trash and making something beautiful with it. And you said I have to do something about this. So you decided. Tell me a little bit about the prize. The prize is at 10,000 euro. There will be four prizes, which are quite, and even the prize is super open because no age. No age. No age. So this is unbelievable. So artists from anybody working in this can exactly apply. Okay. Everybody who has got an idea is nothing. He has no diploma. He doesn't come from any school, but he has got an idea. Join the prize. It's really a prize for all the world, because the world needed to be involved in this. The show, there's going to be two exhibitions, correct? Exactly, because I trust so much in Replastic that I thought all the important designer, architect and artist to join this prize and to show how beautiful is the Replastic prize. From all over the world, so we'll see of the Replastic Prize 360 gradi. 360 yes. degrees. The prize winners will exhibit here in the gallery space or yes. in the gallery itself. They will, for the prize, the selected pieces will be presented here during Salone del Mobile. And an incredible jury will judge the four prizes. Yes. So the people will be getting massive exposure. Your gallery hosts
35,000 or 40,000 people a year during Salone del Mobile. Yeah. Which is incredible. They win 10,000 euros and they get to be with Rosanna Orlandi during during the show. It's an incredible opportunity. Absolutely. And we try as well to put, when the price, the pieces are so good, to put in connection for production and to be sold. That's very important because the ideas, my way to is say and done. Say and done. Okay. Say and do. And say, do. Say and do. So you wanna take some of the best things. Exactly. And produce and them. Produce them and put into production. I already connection the places who will be, the company, sorry, will be involved. And they won't, and so we push even the production. And so the connection. Rosanna Orlandi Gallery will be selling those pieces for forever. Yes. Unbelievable. Yes. This is great. I'm so excited about this project. This is obviously going to be posted in the United States. What would you say to some of the designers in the United States to encourage them to apply and to, you know, to do this? Nella moda è incominciato in maniera casuale, che fossi molto portata, cioè volevo fare qualcosa di creativo, qualcosa di dove potessi realizzare. Mi sono iscritta all'Istituto Marangoni. Compagno di banco simpatico, ma non particolarmente comunicativo. Ho fatto questi nostri 2 anni insieme. Il personaggio era Moschino. Ho vissuto il periodo della moda più interessante, quando è nato Kenzo, quando con il suo modo assolutamente trasgressivo di fare le sfilate, tutti si erano amici, tutti si comunicava, si scherzava, non c'era competizione, c'era anzi un diventare grande insieme. Invece mi sono dedicata alla maglieria perché mi piaceva moltissimo lavorare, creare sulle macchine i punti, mescolare, fare gli sciacquare. Gli occhi pazzescamente precisi perché ho disegnato su carta millimetrata per anni. Poi a un certo punto mi sono stancata, per tutto cambiato, non è più assolutamente questo mondo di vedere, ma c'erano 100.000 segretari attraverso le quali bisognava passare. Le lezioni non erano più 2 all'anno, ma erano diventate 4, poi erano diventate 6, era tutto molto frenetico. Ho pensato di realizzare quello che era sempre stata la mia passione, il mio hobby. Il design. Lavorando sulle tendenze, il design è sempre stato un punto di riferimento. E così ho incominciato per un paio d'anni, praticamente, con una mostra molto bella che si chiamava Tabula Rara. Questo è un servizio fotografico di una stylist che ero rimasta scioccata perché non credevo che dietro un servizio fotografico di un bicchiere, di un piatto, ci fosse un'organizzazione così enorme. La bellezza della tavola. Mi è nata appunto questa mostra Tabula Rara che poi ho fatto per 4 anni ed è proprio la nuova convivialità, non più i salotti ma la tavola. Quando ho aperto il mio spazio, a modo mio, senza nessunissimo riferimento, senza nessuna logica, ma l'ho fatto semplicemente facendo convivere i pezzi che avevo preso in massima libertà. È stato molto importante il dialogo tra gli oggetti. Da quando c'è internet, da quando noi usiamo Google, non ci sono più frontiere, non ci sono più limiti, abbiamo un'apertura di meno 380 gradi, dico giusto, ne ho aggiunti come al solito di gradi. Per cui è proprio questa idea di spaziare con velocità folle in tutto il mondo che ci ha fatto cambiare il modo di vivere, secondo me.